Bentornati ragazzi su Giovi HD Sport. Bentornati con un nuovo episodio della serie Road to Glory. In questo episodio, è il 20°, abbiamo di nuovo la stessa squadra. Stessa squadra perché non mi andava di cambiarla. E poi comunque farò le partite con questa squadra. Allora, per prima cosa volevo dirvi di consigliarmi una squadra per questo Road to Glory. Allora, ho 38.000 crediti a disposizione e ne avrò circa 50 vendendo tutti questi giocatori. Quindi ditemi una squadra da fare con 50.000 crediti, una squadra più bella la farò. Ditemi, consigliatemi una squadra con 50.000 crediti da fare. Dunque, commentate e commentate numerosi. Prossima partita, prima partita abbiamo questa bella ibrida con Pogba che lì non c'entra niente. Però il primo gol è di Rakitic. Laggava, questa partita laggava purtroppo. Vabbè, comunque unica gol e la partita è vinta così 1-0. Ter Stegen, migliore in campo con 10. Mamma mia, 10. Finisce 1-0, niente da fare. L'avversario non ha concluso come si deve, perché veramente ha tirato molto di più rispetto ai miei tiri. Però, nonostante tutto, non è stata cosa vincere per lui. Va bene, si vince la prima partita, molto molto bene. Vado ad acquistare questi 12 contratti oro non rari a 201, quindi sono 2000 crediti. Comunque sono circa 50.000 crediti, 50.000 i crediti a disposizione. Quindi una squadra con un budget massimo 50.000 crediti. Incontriamo quest'altra BBVA e abbiamo Xavi, Kroos, CDC. Allora, Xavi, Kroos, CDC non vanno bene e infatti sì, si nota subito, perché palla per Diawara. Diawara che fa questo tiro, bel tiro di Diawara, il mancino di Diawara. Al 41esimo minuto Diawara la segna. Poi c'è anche Rakitic, il cross, il corner più che altro per la testa di Amrabat. Esulta Amrabat, vi faccio vedere questa esultanza, vedete? E fa il sorrisino, lo faccio rivedere in replay, sorrisino e ciao. È stata una cosa bellissima, guardate, i tic quest'anno su FIFA 15 sono incredibili, i tic degli arbitri, dei guardalini, dei giocatori, tic, proprio, cioè no, i tic, vabbè. Comunque nel frattempo ho segnato anche il terzo gol, poi arriva anche il quarto gol con Amrabat, veramente ottime prestazioni in questa seconda partita che termina così 4-0, vittoria strameritata perché ho dominato la partita e finisce così 4-0. Più 400 crediti circa, ho fatto circa 12 tiri in porta. Seconda vittoria di fila, niente male. Nella prossima partita incontriamo una BPL con Diego Costa, Sturridge in attacco e Oscar come COC, Dav Silva, Baines, Koscielny, Vertonghen e altri. Primo gol è di Ikay Uche, è entrato al posto di Diawara se non erro, o di chi era quell'altro, non mi ricordo. Vabbè, Diawara, serve questo passaggio, questa palla lunga per Uche che con il pensiero fa cadere Koscielny, la segna al 38esimo, non mi ricordo, non ho visto che. Comunque, il prossimo gol è di Koscielny che si vendica di su Uche e fa questo gol, si vendica così, si vendica con un gol. Uche ancora lui, veramente si dribbla tutti e segna, non si è dribblato tutti, un solo giocatore si è dribblato. Comunque, finisce così questa partita, 3-1, Uche migliore in campo, Ter Stegen ancora un'ottima prestazione in questa partita, veramente tre partite ha giocato bene. In tre partite un solo gol fino ad ora, quindi direi che può andare bene. In questo episodio ci saranno solo 4 partite, infatti questa è la penultima. Poi c'è l'ultima partita che vedremo a breve. Terza vittoria di fila, 9 punti e diciamo ci si proietta già in chiave salvezza. Prossima partita un'altra spagnola, non è una BBA, una spagnola. Il primo gol non è un gol, è un autogol di Simone Pepe. Scusate, non è Simone Pepe, è Pepe, solo Pepe. Però subito dopo c'è il pareggio con Mandžukić che riceve questo passaggio e le infila al 9° minuto. Quindi subito dopo. Qua Rodrigo costantemente riesce a prendere palla in maniera rompemente, rompendo le palle veramente. E poi di testa segna così al 24esimo. Veramente un gol rocambolesco questo di Rodrigo. Mandžukić sulla fascia vede lo scatto di Cerci. Cerci riesce a superare Piquet. Cerci, il suo pallonetto mancino, la infila alle spalle di Diego Lopez al 51esimo se non sbaglio. Al 90esimo minuto, manca pochissimo alla conclusione della partita. Uche la mette in mezzo per Cerci.
Cerci segna al 90esimo minuto, ragazzi. Mamma mia, Cerci è forte, è forte. Dunque, la partita termina qui. L'episodio termina qui. Vi ricordo di dirmi una squadra di un budget non superiore ai 50k per PlayStation, naturalmente. Consigliatemi una squadra nei commenti. Io la leggerò, leggerò i vostri commenti e leggerò. Prenderò una squadra tra questi e la farò nel prossimo episodio. Dunque, se vi è piaciuto, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao ragazzi!